Quante volte hai visto questa immagine? Ti sei mai chiesto chi sia questo clown? Oggi ti parlo di lui, l'immagine clownesca più famosa del mondo. Con il suo make-up ha ispirato pure i film horror. Se lo vuoi conoscere, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale parlo della storia della comicità, dei suoi personaggi, dei nostri spettacoli e il nostro vlog. Se ti piace la comicità, sei nel posto giusto. Iscrivendoti riceverai notifiche per nuovi video settimanali. Oggi però parliamo di lui. Sì, un'icona, un'immagine del nostro mondo comico e dei clown. Lou Jacobs è il suo nome ed è stato davvero un master clown che si è esibito con la Ringling Bros e Barnum & Bailey dal 1925 al 1987. È diventato famoso come uno dei più grandi clown del circo al mondo attraverso le sue innovative routine comiche, la compassione per gli altri e la forte dedizione al suo lavoro. Nato come Jacob Ludwig a Versmude in Germania nel 1903, ha visto il suo primo spettacolo da clown all'età di 11 anni e nello stesso anno si è unito con un piccolo circo tedesco proprio come clown. Eccelleva come acrobata ed equilibrista. Era un allenamento che gli sarebbe stato di grande aiuto in futuro. All'età di 15 anni appariva come contorsionista con Michael Morris e dopo essere emigrato in America attraverso Ellis Island nel 1923 ha lavorato come contorsionista nelle fiere e negli ultimi anni del vaudeville. Nella stagione in cui si esibì con il Morris & Morris Circus nel 1924 giunse all'attenzione del The Great Show on the Earth e si unì a Ringling Bros e Barnum Bailey Circus 1925, che rimase per quasi tutta la sua carriera professionale, insomma quasi tutta la vita. Lì, insieme ad altri comici circensi come Otto Gribling, Paul Jung, Emmett Kelly e Felix Sander, Jacobs avrebbe formato un gruppo elitario di clown del circo. Il personaggio di Jacobs è immediatamente riconoscibile con le sue altre sopracciglia arcuate, la testa a cono allungata con ciuffi di capelli rossi e la sua grande bocca sovradimensionata. Sì, è l'immagine indimenticabile su molti post del Ringling nel corso degli anni. Il suo make-up classico divenne il prototipo per il XX secolo. Era il clown del circo americano e nel 1940 è servito a ispirare l'aspetto alla mascotte della Capricorn Records, Bozo il clown, famosissimo. Chi non lo riconosce? Jacobs era una macchina di ispirazione. Scriveva, costruiva oggetti di scena e creava il suo repertorio di gag, che sono poi diventate dei classici nel mondo clownesco. Lo potevi trovare che sfrecciava davanti agli spettatori, stupito in una vasca da bagno motorizzata. Ma nel 1944 Lou Jacobs iniziò a lavorare a quello che sarebbe diventato il suo oggetto di scena più famoso. Costruì un'auto in miniatura di 60 cm per 90, completamente funzionante. Usando le abilità affinate nel corso della sua vita, si è contorto tutto il suo corpo, che era di 183 cm, per adattarsi all'interno della piccola automobile rumorosa. Ha presentato l'auto alla prima del Ringling al Madison Square Garden nel 1946. Nella stagione del 48, Lou aveva perfezionato l'auto e la routine. La sua faticosa uscita dall'automobile, annunciata dall'apparizione delle sue enormi scarpe da clown rosse e bianche, non mancava mai di stupire e divertire. Jacobs era anche noto per aver lavorato con i suoi cani e ha collaborato per 14 stagioni con il suo chihuahua, presentando un adattamento della classica hunting gag del suo amico Charlie Bell. Nel
Nel 1952 Jacobs e il suo piccolo numero di auto è stato protagonista del film vincitore dell'Oscar di Cecil DeMille. Sì, proprio quello, The Great Show on the Earth. Entrò nella vita così e nel cuore di ogni americano. E come potevano succedere? Jacob era stato selezionato per insegnare a Jimmy Stewart a fare il clown. E lui e Stewart poi sono diventati veramente dei buoni amici. Nel 1953 Lou Jacobs sposò Jean Rockwell, un ex artista e modella circense, ed entrambe le loro figlie sono diventate famose nel mondo del circo. Lou Jacobs è stato visto su milioni di poster, magliette e altri cimeli del circo. Ma la sua fama mondiale è arrivata nel 66, quando il suo trucco da clown e la sua maniera di fare clown è stato selezionato per apparire su un francobollo degli Stati Uniti che commemora il circo americano. La grande fama e la sua leggenda erano ormai conosciuti da tutti. Lou Jacobs è il primo e fino ad oggi unico cittadino americano ad essere stato onorato di un francobollo durante la sua vita. Lou Jacobs è stato insignito del titolo di Master Clown dalla Ringling. L'avanzare dell'età e la salute cagionevole costrinsero Lou Jacobs a ritirarsi ufficialmente dal The Great Show nel 1987. Ma continuò a insegnare a Ringling, sì certo, dove al Clown College, dove fu professore fondatore, condividendo la sua vasta conoscenza dal 68 al 91. Gli studenti di Lou hanno avuto l'opportunità di mostrare il loro apprezzamento per lui alla riunione del 20° anniversario del Clown College. Sì, mentre Jacobs camminava esitante sul palco per esibirsi, 500 ex studenti si alzarono in piedi cantando all'unisono Lou, 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 riconoscendo l'uomo che erano venuti a venerare sia come insegnanti che come clown. Nell'ultimo decennio della sua vita Jacobs ha ricevuto i più alti riconoscimenti dei due mondi del circo, ma non poteva mancare il suo premio al Festival di Monte Carlo a Monaco. Come poteva non essere premiato? Jacobs morì domenica 13 settembre nel 92 al Sarasota Memorial Hospital in Florida per insufficienza cardiaca. Aveva 89 anni. L'idea del clown Jacobs era quello di un bambino incastrato nel corpo di un uomo, di un animo devoto alla vita e alla risata. È un peccato, e scusate se mi permetto questo, ma sento che mi viene dal cuore. Non sopporto l'idea che lui, che ha ispirato Bozo the Clown e il suo trucco, che lui alla fine sia stato caricaturizzato da alcuni registi per incutere il timore nei film horror. No. Davvero, se l'animo di Jacobs potesse parlare, farebbe sentire il suo disprezzamento per aver rovinato l'immagine del clown leggera e spensierata in un serial killer. Ognuno di noi ha il diritto di esprimersi come vuole, ma penso che ci siano cose che sono nate per essere belle, per attirare la dolcezza e la sensibilità. Perché violentarle con il peggio degli stati d'animo? Perché violentare la figura del clown come espressione bambinesca in una figura paurosa? Il contrario di quello che un bambino incastrato nel corpo di un uomo vuole rappresentare. Dimmelo tu. Io ti aspetto al prossimo video.